manutenzione. Noi dovremmo andare a immaginare, ribadisco, non soltanto il finanziamento di un'opera, che si parla di cifre certamente non indifferenti, ma anche i costi della successiva manutenzione, nel momento in cui, secondo l'ultima strada imboccata, dovrebbe essere a tariffazione pari a zero. Noi siamo molto preoccupati dopo il dietro front radicale che si è consumato al CIPE qualche settimana fa. Era stato avviato un percorso da molti decenni, si era concluso dal punto di vista burocratico amministrativo di fatto nel mese di dicembre, con alcune dirette Facebook di qualche autorevole esponente del governo nazionale che dichiarava concluso l'iter e l'imminente avvio dei lavori. Poi il governo nazionale ha inteso radicalmente cambiare posizione, immaginando una soluzione completamente diversa rispetto a quella tracciata. Noi siamo molto preoccupati, perché tutto ciò dai nostri calcoli potrebbe determinare il raddoppio, se non la triplicazione, dei tempi di consegna. Entro 46 mesi il concessionario avrebbe dovuto concludere i lavori. Dai nostri calcoli si parla di un orizzonte temporale che varia dagli 8 anni e 10 mesi agli 11 anni e 10 mesi, ma siamo anche molto preoccupati per l'instabilità politica del momento, che potrebbe determinare lo stop forzato di questa nuova strada imboccata. Il territorio del sud-est della nostra Sicilia chiede con determinazione quest'opera di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio, per i problemi di sicurezza, per molteplici riflessioni che sono state esternate alla presenza dell'aeroporto di Comiso, alla presenza altresì del più importante mercato ortofrutticolo del sud Italia a Vittoria, per non parlare poi dello sviluppo turistico del sud-est della nostra Sicilia. Mi auguro che si possa invertire la rotta e si possa arrivare a una soluzione ragionevole per un'opera di fondamentale importanza del nostro territorio.